Per il popolo turco noi siamo degli eroi, in realtà noi abbiamo fatto il nostro lavoro, semplicemente il nostro lavoro come lo fanno tutti i colleghi che quotidianamente lavorano sulle ambulanze, sui mezzi di soccorso, sui camion dei vigili del fuoco. Mani e cuore aretini nelle terre martoriate dal terremoto Turchia e Siria. Il contingente italiano è tornato da poche ore sul territorio nazionale. Tra loro c'erano anche quattro aretini, due vigili del fuoco e due operatori del 118, un medico e un infermiere. Sentiamo il loro racconto. Tante scene indelebili, palazzi crollati, gente per strada che ha perso tutta la famiglia, situazioni veramente pesanti. 6 giorni tra le macerie di un condominio imploso su se stesso, eppure c'era ancora vita, due i giovani superstiti, 17 purtroppo le persone estratte senza vita. Siamo riusciti a fare quello che era nelle nostre previsioni. Abbiamo portato a casa 2 vite salvate, per noi è importante, insomma. È stata la prima volta dopo il periodo di addestramento terminato a fine 2022 che i team USAR affrontavano operazioni di soccorso in scenari come questo. Hanno lavorato incessantemente, notte e giorno, con la terra che tremava continuamente. Avete avuto paura? Sì, in notevoli circostanze bisogna abituarsi e soprattutto dà una criticità poi nel lavoro perché logicamente le scosse più forti dovremmo uscire dall'ambiente per la nostra sicurezza personale, quindi sicuramente ci sono stati momenti un po' di panico che però, ripeto, sono stati compensati dal fatto che stavamo lavorando per un obiettivo importante da raggiungere e quindi alla fine la paura è stata messa un po' da parte, anche perché lì tutti dovevano dare il meglio di sé e quindi alla fine l'aspetto paura doveva essere un attimo accantonato perché c'era davvero necessità di fare qualcosa. Loro si aspettavano che noi facessimo qualcosa e era fondamentale che noi dessimo il massimo delle nostre capacità. Save me if it's ok. Una cosa particolare, tipo al ritorno, quando stavamo andando in aeroporto a prendere l'aereo, ci siamo fermati in una specie di stazione di servizio per fare una pausa e quando siamo scesi dal pullman, la cosa incredibile è che ci hanno applaudito, come se si fosse una squadra di calcio famosa che è scesa dal pullman dopo una partita particolare.